Buongiorno amici. Lo so che da parecchio non ci sentiamo, vero? E non vi meravigliate a vedermi in questo aspetto trasandato. Sono stato coinvolto piacevolmente, devo dire, in un provino per una serie di film sull'Ottocento. Che, per conto di Netflix che faranno qui a Gravina. E quindi sono stato scelto e devo farmi crescere barba, capelli in un modo trasandante. Devo fare un brigante, devo essere un brigante. Sono sicuro che non saranno i famosi briganti quelli buoni, quelli che noi conosciamo. Probabilmente saranno briganti dal punto di vista italiano. Va bene, pazienza. Però potevo mancare io, potevo mancare un brigante. Dice, ma dovrei fare qualche parte? Non fa niente. L'importante è entrare nel circuito e poi da cosa nasce cosa. Vabbè, questo è un altro discorso. Ma io volevo capire cosa accade a voi? Cioè, noi del Partito Meridionalista non siamo delle semplici persone, ci siamo messi in testa oggi facciamo il partito meridionalista, così non abbiamo niente da fare. Oppure, come dice qualcuno, ecco, è nato un altro partito per fregare i voti. Ma noi non siamo quelli, noi non siamo gli italiani. Se ci fate caso, qui dietro a me e lì in fondo ci sono le persone più importanti della mia vita, mio padre, Ferdinando II, la principessa, la regina santa e Francesco II, in odore di santità. Sono i miei protettori. E io non li tradirò mai. Dice, ma tu andrai a fare un film? Ma queste sono stupidaggini. Tutto può succedere, si cambi anche qualche virgola dei film. Vabbè, lasciamo stare, torniamo a un altro discorso. Oggi ho visto la ministra Carfagna che ha pubblicato qualcosa sul voglio risollevare il sud. Ma fino adesso, dove eravate? Vi siete ricordati che fra un paio d'anni, credo, correggetemi se sbaglio, ci saranno le elezioni e quindi cominciamo a provvedere come salvare la poltrona. Cominciamo a sparare fandonie, diciamo quello che si può fare, quello che si deve fare. Noi vogliamo le cose concrete. Noi alle chiacchiere non ci crediamo più. Cioè, se tu, ministro, addirittura abbiamo un ministro per il mezzogiorno. Ok. Lo fatemi capire, ma il nostro Stato italiano ha bisogno di un ministro per il mezzogiorno? Allora ci vuole anche un ministro per il centro e per il nord. Vuoi vedere che è nata la famosa Confederazione Italica di cui stiamo provando a far nascere noi del Partito Meridionalista? E non ce ne siamo accorti. Non ci credo proprio. Vuoi vedere che siamo una colonia dell'Italia, noi del Mezzogiorno? E quindi ci voleva un ministro per le colonie? Passiamo avanti. Dice, ma perché c'è bisogno di un ministro per il Mezzogiorno, per la colonia del Sud? La colpa scommettiamo che la diamo a quelli del Sud. Ma a voi, per non trattarci da colonia, voi del nord, deputati eletti al sud, nei famosi partiti del nord, avete fatto qualcosa per noi? Lo volete capire che la forza dell'Italia sta al sud? Lo volete capire che la forza per andare avanti e per rinascere sta nella terra del sud, nella gente del sud.
Al nord queste cose forse ce ne sono di meno, qui al sud ce ne sono di più. Il famoso vecchietto, come disse un mio amico politico che adesso si è trasformato in altro. Il famoso vecchietto che va in campagna con il motocar Ape, quello a tre ruote, ve lo immaginate, con su il motozappa sul carico dietro. Quel povero vecchietto è riuscito a laureare i propri figli, a farsi una posizione, paga le tasse per mantenere soprattutto voi politici e il Nord. Quel vecchietto che ha lavorato per far laureare i propri figli, per trovare una posizione, li perderà i figli. Perché se ne andranno al nord, perché al sud non c'è, non ci sono risorse, che invece ci sono, solo che non volete farle venire fuori, perché vi fa comodo questa cosa, perché così ci togliete le forze per risollevarci, ci togliete i giovani, poi vengono lì al nord, vedono le cose belle, dicono che facciamo, è più bello il nord, al sud siamo arretrati, ma la colpa di chi è? È la nostra. Molta gente, io vedo, per esempio, quello che sta accadendo in Calabria. Tanzi finalmente ha aperto gli occhi, ha abbandonato De Magistris perché ha visto delle cose poco pulite, che non sto qui a dirvi, se no non finiamo più. Molta gente indispettita dice: in questo modo vincerà la destra, in questo modo vincerà la sinistra. Ma scusi, ma tanto per cominciare, De Magistris sta arruolando ex politicanti di sinistra, 5 Stelle ed altro, quindi a questo punto vuol dire la vecchia politica la vincerà anche con De Magistris, ma lasciamo stare. Quando tu mi vieni a dire per colpa tua vincerà Tizio, per colpa tua, ah, la colpa è tua, ragazzi. La penna elettorale non è questa. La penna elettorale. Chi ce l'ha in mano? Il politico? O tu che lo stai votando? Quando io ti presento una scheda elettorale con delle persone nuove, oneste, e tu lì ti fai venire gli scrupoli, dice: ma questi. E andiamo. Votiamo loro, così mi fanno il favore. Il favore che faranno a te, toglieranno il pane ad un altro. Dice: però basta che lo fanno a me oggi il favore. Domani sarà la stessa cosa a quell'altro. Toglieranno a te il pane per darlo all'altro. E questo è il modus operandi della politica italiana. In questo modo il loro posto è sempre garantito. Il loro modo di fare è questo. Se una persona sta morendo di sete, non devi togliergli la sete, gli devi dare mezzo bicchiere d'acqua in modo da dargli l'illusione che si è asciugato le labbra. L'importante è che possa sopravvivere finché andrà a votarti di nuovo. E va avanti in questo modo? La Carfagna, fino adesso, con chi stava? Che cosa ha fatto? Vabbè, lasciamo stare il passato. Io mi auguro che sinceramente faccia veramente quello che deve fare. E mi auguro che. Non voglio fare nomi. Un famoso partito che si vanta di eguagliare le cose. Io non voglio essere uguale ai ladri del nord. La ricchezza sta a sud. Io voglio essere libero. Lasciatemi libero di intraprendere. Sapete cosa vuol dire? Dovete darmi infrastrutture. Io devo essere libero di intraprendere, non mille cavilli fiscali e burocratici per farmi chiudere il giorno dopo. Lasciate libero il sud di crescere e vedrete che la questione meridionale sparisce. Ma a voi non fa comodo, perché il sud è un buon bancomat di voti ed altro. Per i politici del nord.
Non per niente si chiama Mezzogiorno. Qualcuno dice sì, Mezzogiorno è un nome che viene dato per la sua situazione geografica. No, no, Mezzogiorno è il nome che gli viene dato perché tutti i politici vengono qua a mangiare, ad arricchirsi. Ma voi volete veramente questo? E allora alzate la testa, state con gli onesti, lasciate perdere quelli che vi sventolano chiacchiere che non sono realizzabili, state con gli onesti. Buona giornata.